Per quanto riguarda lo stretching, possiamo effettuare uno stretching degli ischio-crurali, quindi della catena posteriore della coscia, portando in flessione l'anca e poi estendendo il ginocchio. In questa maniera posso tenerla qua, se è più comoda, posso tenerla con la mano. Devo tenere la tensione per circa un minuto. Se volessi fare invece uno stretching degli abduttori, posiziono leggermente in abduzione la gamba controlaterale per questioni di fissazione e poi vado a portare in abduzione l'arto dal mio lato, osservando che il movimento non coinvolga la colonna, ma sia solamente riferito all'anca. E mantengo sempre il solito minuto. Se volessi andare a invece fare uno stretching per quanto riguarda la zona del gastrocnemio, quindi del polpaccio, posso andare a fare una presa di questo tipo con la mia mano sotto il tallone, l'avambraccio a livello delle basi metatarsali, quindi che prende l'appoggio del piede, estendo il ginocchio e vado a portare in flessione dorsale, quindi le punte verso l'alto in flessione dorsale, andando a cercare la tensione nella zona posteriore del segmento gamba. Posso anche farla col ginocchio flesso, ma andrò a interessare di più il soleo e meno il gastrocnemio, alla stessa maniera. Per quanto riguarda i quadricipiti, abbiamo due versioni, una da prono, dove con la mia mano vado a prendere sotto il ginocchio, ok? E l'altra mano si mette intorno alla zona dell'anca, del bacino, va a fermare per sentire che il movimento non arrivi sulla colonna e vado a sollevare il ginocchio andando quindi a fare uno stretching del quadricipite. Se voglio dare ancora un po' più di tensione posso andare a flettere il ginocchio in questa maniera. Devo trovare una posizione in cui si veda tutto. Qua così, perfetto. Okay. La seconda modalità di stretching del quadricipite la possiamo fare col paziente a bordo lettino. Gli facciamo piegare la gamba controlaterale oppure anche tenerla al petto, dipende da quanto il paziente riesce a flettere l'anca. Porto fuori dal lettino l'altra gamba e vado a portare in flessione il ginocchio in modo da portare in stretching il quadricipite, in allungamento.